tra le scogliere frastagliate di Vieste nasce una leggenda che racconta di amore, di passione e di un destino crudele. La storia di Pizzo Munno e Cristalda, una tragedia che ha catturato i cuori degli abitanti di questa pittoresca località costiera. La leggenda di Pizzo Munno e Cristalda è una famosa storia romantica che si racconta nella città di Vieste. È una bella storia d'amore tra giovani amanti, Pizzo Munno e Cristalda, che come capita nelle storie che raccontiamo qui, furono separati da un destino tragico. Si racconta che Pizzo Munno, un pescatore di Vieste, noto per la sua bellezza straordinaria, ogni mattina si recava in spiaggia a contemplare le onde, prima di uscire con la sua barca. Successe che un giorno, mentre era in mare, incontrò una nave pirata che stava incrociando in quelle acque davanti alle coste pugliesi e, dopo averlo rapito dalla sua barca, portarono il giovane pescatore lontano dalla sua terra, dai suoi affetti e soprattutto dalla sua amata Cristalda. Lontani l'uno dall'altro, i due amanti rimasero separati da un destino crudele. Non appena la ragazza venne informata del rapimento, disperata per la perdita del suo amato, iniziò a piangere e supplicare gli dei del mare, chiedendo loro che le fosse restituito Pizzo Munno. Si dice che il dio del mare fosse rimasto colpito dalla profonda tristezza di Cristalda, ma la sua risposta fu tanto sorprendente quanto tragica. Davanti alla spiaggia di Vieste, improvvisamente comparve un faraglione, una colonna di sale che aveva le fattezze di Pizzo Munno, ed in effetti era proprio il giovane pescatore che era stato trasformato in una colonna e congelato nel tempo e nell'eternità. La leggenda continua raccontando che Cristalda si recasse ogni giorno in riva al mare a guardare la colonna di sale che una volta era il suo amato, piangendone la perdita e pregando che un giorno Pizzo Munno sarebbe tornato da lei per una riunione che non sarebbe mai arrivata. Ancora oggi la colonna di sale che rappresenta Pizzo Munno è una delle principali attrazioni turistiche di Vieste, un faraglione posto davanti alla spiaggia che è diventato parte integrante della cultura e della tradizione. In un mondo immaginario possiamo credere che Cristalda, con il cuore spezzato, continui ancora a visitare la colonna di sale, il suo amore eterno, e mentre le onde del mare portano via le sue lacrime nella quiete delle notti stellate, Pizzo Munno le sussurri parole di conforto, promettendo che il loro amore sarebbe vissuto per sempre.